Guardia di Finanza Vibo Valentia, eseguiti ulteriori controlli sui bonus edilizi scoperti illeciti per 75 milioni di euro. Guardia di Finanza, arresti domiciliari e sequestro preventivo di oltre 95.000 euro per una coppia di insegnanti indagati a vario titolo, tra i tanti reati per truffa ai danni dello Stato e circonvenzione di incapace. La battaglia sull'autonomia, al centro-destra ritarda il referendum, mentre avanza la proposta della città unica per Cosenza, Rende e Castrovillari. Siamo tornati con le nostre telecamere sui luoghi degli incendi, tra Mammola e Grotteria nella Locride, distrutti ettari di macchia mediterranea. Vincenzo Voce, il carismatico leader acclamato e amato dai cittadini della Calabria. Protagonista in piazza Porto Salvo a Siderno, lo spettacolo aereo di danza di Paul & Ariel, studio ASD Reverse, ha creato un'atmosfera unica tra musica, abilità e bellezza. Benvenuti, è il TG News. Guardia di Finanza Vibo Valentia ha seguiti ulteriori controlli sui bonus edilizi scoperti illeciti per 75 milioni di euro. Giuseppe Mazzaferro. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo, in prosecuzione di un'attività già avviata nel mese di dicembre del 2023, nell'ambito del coordinamento con la cabina di regia istituita presso il nucleo speciale tutela entrate e repressione frodi fiscali della GDF per il contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti d'imposta, ha concluso numerosi controlli nei confronti di diversi soggetti economici che operano nelle province di Vibo, Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria ed anche in altre province del territorio nazionale che hanno incassato i fondi previsti e stanziati dal governo nell'ambito del cosiddetto decreto rilancio sotto forma di diverse tipologie di bonus edilizi, ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni. In particolare, dall'analisi dei cassetti fiscali è emerso che alcuni soggetti economici che operano in diversi settori hanno generato decine di milioni di euro di crediti d'imposta per lavori edilizi mai eseguiti. I soggetti controllati sono stati individuati attraverso la sinergia tra il nucleo speciale a tutela delle entrate e la repressione frodi della Guardia di Finanza, che li ha evidenziati nell'ambito della cabina di regia istituita a livello centrale, coordinata dal Comando Generale del Corpo, e che ha svolto riscontri documentali sul campo, permettendo di accertare come i titolari e i rappresentanti legali delle ditte individuali e le società sottoposte ad accertamento abbiano creato crediti d'imposta fittizi per lavori edilizi fantasma, i quali, dopo una serie di cessioni a catena a soggetti economici privi di reale operatività, sono stati monetizzati attraverso il sistema creditizio. All'esito di questi accertamenti, conclusi nel mese di giugno del 2024, a prosecuzione di quelli già posti in essere a dicembre dello scorso anno, sono stati contestati ai titolari e rappresentanti legali delle ditte individuali e società sottoposte a controllo crediti d'imposta inesistenti, generati, ceduti, monetizzati e detenuti su cassetti fiscali per un ammontare complessivo di circa 75 milioni di euro, a cui vanno sommati circa 50 milioni già contestati alla fine del 2023 dallo stesso reparto delle Fiamme Gialle, in relazione ai quali l'Agenzia delle Entrate ha già emesso immediati atti di recupero per circa 100 milioni di euro relativi a crediti d'imposta inesistenti accertati, comprensivi di sanzioni ed interessi. Oltre agli illeciti individuati, sono state contestate numerose violazioni alla normativa fiscale connesse al mancato rispetto delle norme tributarie e dichiarative dei soggetti attenzionati. Ancora Guardia di Finanza, domiciliari e sequestro preventivo di oltre 95.000 euro per una coppia di insegnanti indagati a vario titolo, tra i tanti reati per truffa ai danni dello Stato e circonvenzione di incapace. Stefano Muscatello. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo di oltre 95.000 euro nei confronti di due coniugi insegnanti su richiesta della Procura di Palmi. L'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari è il risultato di un'indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Gioia Tauro, iniziata da una segnalazione di un istituto scolastico della provincia di Roma. L'uomo insegnante aveva richiesto congedi straordinari per assistere un'anziana donna gravemente malata, dichiarata sua parente convivente, ma le indagini hanno rivelato che la donna era invece in una casa di riposo fuori regione. Inoltre, i coniugi avrebbero abusato dello stato di isolamento della donna, facendosi consegnare la sua pensione
e i suoi risparmi senza fornirle vera assistenza. Il denaro sottratto, oltre 90.000 euro in 4 anni, è stato utilizzato per spese personali e di lusso. Le indagini hanno anche scoperto falsificazioni di documenti per ottenere benefici alla mobilità per disabili. Questa operazione sottolinea l'impegno della Procura e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e Provincia nella protezione dei cittadini più vulnerabili. Andiamo a Reggio Calabria al caso di un duplice infanticidio. Mistero fitto di una giovane mamma dimessa dall'ospedale continua a non chiarire. Il servizio qui è di Nicodemo Barillaro. La giovane mamma di soli 24 anni accusata di duplice infanticidio è stata dimessa dall'ospedale Riuniti, dove era ricoverata da una settimana, ma continua a non parlare. Non lo ha fatto con i medici che le chiedevano spiegazioni di fronte ad un quadro clinico che faceva ben intuire che la donna avesse appena partorito, né con gli inquirenti che le chiedevano conto di quei corpicini rinvenuti dentro l'armadio della sua abitazione di San Giovanni di Pellaro e neppure con i magistrati che le contestano il peggiore dei reati che si potesse addebitare ad una mamma. La 24enne era ricoverata da una settimana nel reparto di ostetricia e ginecologia, dove aveva riferito di essere affetta da un malore e da dolori al basso ventre, rifiutando inizialmente di sottoporsi ad una visita ginecologica. Nel frattempo, a trovare i feti morti avvolti in un lenzuolo, era stata la madre della giovane, che aveva poi avvertito immediatamente il proprio marito e padre della 24enne indagata, ed ovviamente la Polizia di Stato, che con gli uomini della scientifica si è recata presso l'abitazione di Pellaro per effettuare tutti i rilievi. Sulla vicenda sono in corso le indagini della squadra mobile, coordinate dal procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e dal sostituto procuratore Chiara Greco, titolare del fascicolo, che ha disposto l'autopsia sui due feti. Il medico legale dovrà stabilire in modo particolare se i gemelli erano già morti nel momento in cui sono venuti alla luce e se siano deceduti successivamente ed in quale circostanza sia avvenuto il duplice decesso. In particolare si tenterà di scoprire se siano stati partoriti regolarmente o seppure si sia trattato di un caso di aborto. Questo particolare, non di poco conto, potrà essere verificato dal medico legale attraverso uno speciale e particolarissimo esame chiamato docimasia polmonare, che permette di accertare la presenza di aria nei polmoni dei piccoli. Per tentare di ricostruire la vicenda sono stati sentiti ieri i familiari di conoscenti della ragazza e si sta scandagliando la sua vita privata. La ragazza è fidanzata ed anche l'uomo è stato interrogato per capire cosa sapeva in merito alla gravidanza. La ragazza non ha voluto rispondere alle domande dei magistrati e degli investigatori e continua a stare chiusa in un ostinato mutismo. In corso un G7, commercio in Calabria, dialogo, cooperazione e resilienza per un futuro commerciale globale, riferisce Stefano Muscatello. La Calabria ha ospitato in questi 2 giorni il G7 Commercio, un vertice cruciale che si sta svolgendo nella suggestiva cornice del Sud Italia e nel dettaglio della nostra regione. L'evento, dedicato alle priorità della presidenza italiana del G7, si è concentrato su dialogo, cooperazione, resilienza delle catene di approvvigionamento e promozione di un commercio internazionale libero, aperto e sicuro. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza di questo incontro, destinato a lasciare un segno indelebile con una dichiarazione conclusiva forte e un testo politico che ha incarnato lo spirito e la sostanza del lavoro svolto. Il vertice ha avuto inizio con un focus sul porto di Gioia Tauro, una struttura chiave per il commercio internazionale e che ha stupito tutti i presenti. Questo porto, primo in Italia per movimentazione di container, funge da ponte tra i mercati orientali e occidentali ed è operativo 365 giorni all'anno, non stop. I ministri del G7 hanno visitato il porto, riconoscendone l'importanza strategica anche in relazione all'iniziativa del governo italiano Food for Gaza. La presenza di paesi ospiti come Brasile, Corea del Sud, Vietnam, Turchia, India e Nuova Zelanda, tra gli altri, ha sottolineato la natura globale dell'evento. Il vertice calabrese del G7 Commercio mira a diventare una componente fondamentale di ogni presidenza del G7 stesso. Le discussioni e le conclusioni qui raggiunte non solo delineeranno la visione di un commercio internazionale sempre più aperto, libero e sicuro, ma fungeranno anche da motore di crescita, benessere e pace per tutti i paesi partecipanti. La dichiarazione della presidenza riassumerà questi obiettivi, riflettendo un impegno comune per un futuro commerciale inclusivo,
prospero e ricco. Abbiamo avuto ai nostri microfoni il ministro degli esteri italiani, Antonio Tajani, che ha tenuto ad esplicare lungamente quanto sia stato importante dal punto di vista politico, commerciale, di rapporti e geopolitico un evento di tale portata. Abbiamo voluto anche far sì che il G7 non fosse un modo per paesi come l'Italia, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, il Canada, gli Stati Uniti e l'Unione Europea per arroccarsi in difesa di un sistema o di una alleanza che non vuole confrontarsi con gli altri. Abbiamo invece deciso di aprire il dialogo con tanti paesi di tutti i continenti del mondo, a cominciare dal Brasile che ha la guida del G20. Abbiamo invitato però anche il Vietnam, abbiamo invitato il Cile, abbiamo invitato l'Australia, la Nuova Zelanda, la Turchia, l'India, tanti paesi insomma che possono essere e sono già in gran parte nostri partner, proprio perché in questa situazione geopolitica ci possa essere veramente da parte nostra la possibilità di rinforzare il dialogo con realtà diverse da quelle del G7. L'incontro è stato molto molto positivo, scambio di opinioni, grande interesse da parte dei nostri interlocutori partner, aggiungo la Corea del Sud, sono stati tanti i paesi che hanno partecipato a questo G7 commercio, tutti quanti pensiamo che si debba anche cominciare a lavorare per la riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, perché è cambiato il mondo, quindi bisogna forse fare qualche passo in avanti per rendere migliore questa organizzazione. Per noi italiani è fondamentale perché, come sapete, il 40% del nostro prodotto interno lordo deriva dalle esportazioni e devo dire che anche qui nel sud d'Italia i dati sono quelli dell'ICE di ieri sera, ci spiegano come il sud stia crescendo moltissimo per quanto riguarda le esportazioni, c'è un incremento dell'11%, è vero che il sud è la parte d'Italia dove le esportazioni sono minori, però c'è una crescita esponenziale delle esportazioni da parte delle imprese di questa parte d'Italia. E abbiamo poi naturalmente, come sapete, visitato il porto di Gioia Tauro, che è uno dei più grandi porti europei, è uno dei più grandi porti del Mediterraneo, il principale porto italiano. Abbiamo mostrato ai nostri interlocutori il funzionamento di questa grande realtà. Questa sera un po' di diplomazia culturale italiana, partendo dal vecchio commercio, perché anche i bronzi di Riace, che fra poco andremo a vedere, erano a bordo di una nave, quindi si commerciava anche allora, e queste due meravigliose statue sono finite in fondo al mare perché la nave è affondata. Naturalmente vedremo, visiteremo il bellissimo museo di Reggio Calabria, che è un fiore all'occhiello della nostra cultura, della cultura della Magna Grecia, ma della cultura di tutto il nostro paese. Poi ci sarà una passeggiata su uno dei lungomari più belli d'Italia, che è quello di Reggio Calabria, poi concerto della Marina Militare e poi cena italiana per tutti i nostri ospiti. Domani mattina ci sarà la riunione vera e propria del G7, non allargata, ci sarà l'approvazione del documento finale, che è più tecnico, della dichiarazione Calabria, che è la dichiarazione della Presidenza, che è più politica e riassuntiva dei contenuti. Sarà un documento più lungo ma anche un po' più tecnico, quindi per i giornalisti economici sarà interessante, mentre per la parte politica la dichiarazione credo che sia molto chiara sull'importanza che noi vogliamo dare alle esportazioni. Per quanto riguarda l'Italia, ho fatto una serie di bilaterali, ho incontrato la ministra canadese, ho incontrato il ministro britannico, il nuovo ministro britannico, le relazioni con il nuovo governo sono molto positive
e fra poco, dopo questa conferenza stampa, incontrerò in bilaterale il ministro indiano, il ministro turco, a dimostrazione del grande, il ministro vietnamita, a dimostrazione della grande voglia del G7 e dell'Italia di aprirsi agli altri e di avere scambi commerciali sempre più forti, perché, come dicevamo, 40% dell'export, 40% del nostro PIL è export, noi vogliamo incrementare, sta andando molto bene, abbiamo avuto qualche calo all'interno dell'Unione Europea a causa della crisi dell'auto tedesca, ma a livello internazionale le esportazioni italiane vanno molto bene. Quindi direi che è stata per oggi una giornata molto 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 positiva. Muro contro muro sull'autonomia differenziata. La proposta di referendum passerà prima al vaglio della Commissione. Va in aula la proposta sulla città unica invece di Cosenza, rende Castro libero. Muro contro muro sull'autonomia differenziata. La conferenza dei capigruppo ha respinto la richiesta delle opposizioni di inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale la proposta di provvedimento amministrativo sul referendum abrogativo della riforma senza alcun passaggio in commissione. Il pressing portato avanti nelle ultime ore dal centro-sinistra dunque non ha prodotto gli effetti sperati. Si ripartirà dall'esame in Commissione Affari Istituzionali che, almeno restando alle rassicurazioni fornite dal Presidente del Consiglio Filippo Mancuso, dovrebbe essere convocata entro la prossima settimana. La soluzione trovata ai piani alti di Palazzo Campanella naturalmente non soddisfa affatto i rappresentanti di PD, Movimento 5 Stelle e progressisti, convinti che la decisione assunta sia soltanto un tentativo di prendere tempo e fare melina su un tema scottante, potenzialmente in grado di spaccare anche la maggioranza di centrodestra, considerata per esempio la netta contrarietà al provvedimento già espressa dai due eletti di Azione. Esprimiamo profonda amarezza e delusione per l'atteggiamento assunto dalla maggioranza di centrodestra in occasione dell'odierna riunione della conferenza dei capigruppo, scrivono in un documento i consiglieri regionali del PD. Il presidente Mancuso, insieme ai presidenti degli altri partiti di centrodestra, hanno deciso di non considerare e bocciare la richiesta proveniente dai capigruppo Mimmo Bevacco del PD, Davide Tavernise del Movimento 5 Stelle e Antonio Lo Schiavo del Gruppo Misto, ai quali si è aggiunto anche Ferdinando Laghi, di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale della Calabria la proposta sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata senza alcun passaggio in commissione. Andiamo a Cassano, un uomo muore per spegnere un incendio nel suo oliveto. Ieri pomeriggio presso l'obitorio dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza si è svolta l'autopsia sul corpo del professore Lorenzo Francomano, rispettato cittadino di 74 anni, originario di Civita. Francomano ha perso la vita durante l'incendio che ha infiammato la zona della Madonna della Catena nel Cassanese, un tragico evento che ha tenuto in apprensione la comunità locale dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda sera di domenica scorsa. L'autopsia è stata eseguita per chiarire le circostanze precise del decesso del professore Francomano. I risultati di questo esame saranno annunciati entro 90 giorni e si spera possano fornire risposte definitive sulla causa della sua morte. Siamo tornati con le nostre telecamere sui luoghi degli incendi tra Mammola e Grotteria, nella Locride, distrutti ettari di macchia mediterranea. Giuseppe Mazzaferro. Le contrade a spalmo di Grotteria e Mammola, insieme a Contrada Chiusa, sono state sotto assedio per giorni a causa di un devastante incendio. Il fuoco ha distrutto varie aree di pineta e macchia mediterranea. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni in Contrada Bombaconi di Grotteria, costringendo le autorità locali a prendere misure drastiche. Siamo stati con le nostre telecamere insieme al primo cittadino per documentare da vicino l'entità dei danni. E purtroppo ci siamo qua ancora una volta a commentare l'ennesimo episodio che ha duramente colpito il territorio di Grotteria. In questi giorni vasta parte del territorio di Grotteria, le contrade a spalmo, Bombaconi, Dragoni, sono stati interessati da incendi che hanno devastato ettari di pineta, di macchia mediterranea. È stato
l'ennesimo colpo che il territorio di Crotteria ha dovuto subire. Abbiamo rivissuto in questi giorni l'esperienza terribile di 3 anni fa, l'estate di 3 anni fa, quando un devastante incendio ha devastato completamente la montagna di Crotteria, ha interessato anche il centro storico di Crotteria e purtroppo si è dovuto registrare anche la perdita di una vita umana. In questi giorni abbiamo un po' rivissuto quei terribili giorni. Ancora una volta è stato fatto un danno, direi, irreparabile all'ambiente. O comunque ci vorrà tantissimo tempo per ripristinare la situazione precedente. Ripeto, è andata distrutta ettari di macchia mediterranea e una splendida pineta in località a Spalmo. Io personalmente non credo alla fatalità, non credo alle cause naturali che ci possono essere, ma sono assolutamente marginali. Evidentemente dietro questi episodi ci sono menti o malate o criminali, che comunque vanno perseguiti, il territorio deve essere tutelato. Io faccio richiesta a tutte le istituzioni, a tutti i livelli, di adoperarsi per un controllo capillare del territorio, se no episodi simili si ripeteranno. I focolai sono all'ordine del giorno. Io colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e tutti quelli che si sono adoperati in questi giorni per cercare di porre rimedio, di limitare i danni provocati da questi devastanti incendi. Consentitemi un ringraziamento particolare ai volontari della 7ª Corte di Crotteria, che anche in questa occasione si sono adoperati e hanno dato il loro contributo come già in altre occasioni. Sono veramente dei ragazzi splendidi a cui va tutta la mia riconoscenza e la riconoscenza di tutti i cittadini di Crotteria. Un importante e coraggioso aiuto durante i momenti del fuoco è stato offerto dalle associazioni di volontariato e protezione civile comunali. Domenica 14 luglio è partito un incendio in località Bombaconi, comune di Crotteria. E siamo stati allertati alle ore 1:20 dal sindaco del comune di Crotteria, Giuseppe Racco, e all'incirca in 20 minuti 3 dei nostri volontari si sono diretti sul campo, dove si sono ritrovati nel coordinamento del sindaco, dei vigili del fuoco e della stazione dei carabinieri di Roccella Ionica. Da menzionare con riconoscimento e valore la sezione dei carabinieri di Mammola, i quali nel giorno già citato hanno presieduto e difeso la popolazione e i beni della località chiusa a Spalmo di Mammola. Il nostro compito è quello di collaborare prontamente con le autorità e il sindaco in modo tale da proteggere la popolazione e il nostro paesaggio. Insieme al danno, la disperazione degli abitanti del posto. Qui da una settimana si è bruciato dei cavi della comunicazione, della TIM, e c'è un gruppo di case lì senza telefono. La maggior parte di persone lavorano col telefono, tanto smart wall, e non possiamo più lavorare. Diverse chiamate con la TIM, ma sono sempre sorde. I primi risultati del monitoraggio dell'aria della piana di Gioia Tauro, avviato dall'ARPACAL dopo l'incendio devastante che sabato scorso ha colpito l'azienda Poli 2 Oil di Palmi, in località Ponte Vecchio, sembrano rassicuranti. Tuttavia servirà tempo e un controllo più dettagliato del territorio per comprendere appieno gli effetti dell'incidente. L'ARPACAL ha iniziato il monitoraggio dell'aria con le prime installazioni a Gioia Tauro lunedì scorso e in attesa di conferme ufficiali anche a Palmi in località Scuola Agraria ieri. I dati definitivi con l'analisi del materiale eventualmente presente nei filtri dovrebbero essere resi noti nei prossimi giorni. Da oggi il dispositivo di controllo verrà posizionato in un'altra area della piana per proseguire con le attività di monitoraggio. Cambiamo pagina, andiamo adesso a Crotone e occupiamoci del sindaco che sembra essere più amato della Calabria. Si tratta del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.
E il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, il primo cittadino con il gradimento più alto tra i sindaci calabresi nell'edizione 2024 di Governance Poll, realizzato dall'Istituto Noto per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Voce, nella classifica dei sindaci degli oltre 100 capoluoghi di provincia, si piazza all'undicesimo posto. Il primo cittadino pitagorico non nasconde la propria soddisfazione. È una grande soddisfazione, un riconoscimento al duro lavoro che sto facendo e la mia squadra, il Consiglio Comunale che mi sostiene, stiamo facendo da oltre 3 anni e mezzo. I cittadini toccano con mano quello che stiamo vedendo, quindi non c'è trasmissione social, pareri, giornali che tengono quando i cittadini poi toccano con mano le tante opere, la riorganizzazione, la pulizia che c'è in città. Quindi una città, come mi piace dire, che sta crescendo e che continuerà a crescere. E ovviamente non voglio cullarmi di questa indagine statistica, che è importante. Sono stati contattati 600 crotonesi e quasi il 60% ha espresso un giudizio positivo su di me. Voglio ringraziare loro, ma io voglio ringraziare tutti i cittadini crotonesi per la collaborazione che stanno dando. Ecco, non si amministra da solo, non c'è un bravo sindaco, non c'è una brava amministrazione senza cittadini responsabili. Ed è quello su cui io sto cercando di puntare tutta la mia azione amministrativa. Dunque, 6 cittadini su 10 promuovono Voce, ai 4 che lo bocciano cosa si sente di dire? Guardi, io continuerò a lavorare per tutti, come ho sempre detto dal primo giorno. L'impegno sarà massimo, ma è l'impegno che devono avere tutti gli amministratori. Poi è chiaro che ci sono i partiti, le forze politiche. Sindaco Voce, questo bel consenso, 60% insomma dei cittadini promuovono Voce, probabilmente la spingerà a cercare di farsi un altro giro tra un anno e mezzo. È chiaro che io mi ricandiderò se Dio vuole. E cercherò di dare continuità a quello che sto facendo e stiamo facendo con la Giunta e col mio Consiglio Comunale. Cosa si sente di dire ai cittadini? Di avere fiducia in quello che sto facendo e stiamo facendo, ma di avere fiducia anche in loro stessi, perché la città la cambieremo insieme. È chiaro, un amministratore conosce anche le criticità. Noi stiamo vivendo un periodo non bello dal punto di vista del lavoro, c'è questa crisi dell'Abramo Customer Care che mi preoccupa e non poco. Ci sono i problemi ancora che sono attenzionati, come quello della bonifica, ma per il resto stiamo andando bene, la città è un cantiere, sta veramente crescendo molto. Lavori sul porto, rimaniamo a Crotone, spunta il Tenorm, finirà in discarica. Dopo anni sono iniziati e vanno avanti fortunatamente sul porto di Crotone importanti lavori di riqualificazione, lavori che sono stati che vengono portati avanti sotto l'egida dell'autorità portuale, in cui rientra anche il porto di Crotone. Questa è l'area del Porto Vecchio, alle nostre spalle vedete c'è un cantiere. In questi giorni, durante le operazioni di scavo per poi procedere alla ripavimentazione, all'opera di regimentazione delle acque, sono emersi alcuni materiali edili contenenti Tenorm. Nessun allarme comunque, il materiale è stato messo da parte, è stato giustamente analizzato da ARPACAR, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e potrà essere tranquillamente portato nelle discariche autorizzate. La città di Cosenza saluta il nuovo prefetto, si chiama Maria Padovano, ecco come è stata accolta nella città Bruzia. Un territorio va conosciuto per essere gestito al meglio delle possibilità in un costruttivo rapporto sinergico con le forze dell'ordine. Si è ufficialmente insediata Rosa Maria Padovano, il nuovo prefetto di Cosenza, nominata il 3 luglio dal Consiglio dei Ministri. La Padovano ha incontrato il sindaco del capoluogo Franz Caruso e l'arcivescovo metropolita Monsignor Giovanni Checchinato, insieme ai dirigenti e al personale della prefettura e di vertici delle forze di polizia. Un territorio va conosciuto per poter essere gestito al
meglio delle possibilità. Entrare in punta di piedi significa soprattutto rispettare le realtà territoriali, conoscerle, prestare alle stesse la massima attenzione e dedizione, affiancando il tutto da grande amore e passione per il lavoro che un prefetto è tenuto a svolgere. Il tutto chiaramente non in isolamento, ma in un costruttivo rapporto sinergico con tutte le forze positive del territorio. E io sono assolutamente convinta che questo territorio abbia tantissime energie positive. I miei incontri già fatti con le forze dell'ordine confermano questo mio assunto, quindi io mi muoverò nel massimo rispetto e nel massimo rapporto collaborativo con tutte le forze positive. Da una parte il mare verdeggiante, dall'altra controlli intensi sulla qualità delle acque nel mezzo ai bagnanti e titolari di stabilimenti balneari che da giorni tengono chiusi gli ombrelloni. La colorazione verde, che si addensa fino a 3 metri dalla battigia di alcune spiagge napitine, continua a suscitare indignazione. Tuttavia, dalle analisi dell'ARPACAL risulta che i parametri sanitari sono conformi. Il fenomeno, che interessa soprattutto le località di San Giorgello e Colamaio, è causato dalla presenza della microalga Firaminomnas. Il biologo marino dell'ARPACAL, Francesco Cicero, spiega che l'anomala colorazione è dovuta a un boom algale di questa microalga non tossica. Adesso ci occupiamo di viabilità. Per circa 3 anni la strada provinciale 35 nella zona spromontana della Limina ha rappresentato un vero e proprio pericolo pubblico e un incubo per molti automobilisti e ciclisti. Questo percorso suggestivo e di rara bellezza paesaggistica è uno degli itinerari cicloturistici più importanti frequentati del versante ionico della provincia di Reggio Calabria. La strada collega il bivio nella contrada Gallinaro di Mammola, noto come Passo del Mercante, con i centri montani di Canolo Nuova, Santa Cristina d'Aspromonte e Cittanova, passando per le frazioni di Cerasara e Malafrinà di Mammola e attraverso l'innesto con la SS536 con Polistra e San Giorgio Morgeto. Per ristabilire una viabilità sicura su questa strada, molto frequentata dalla città metropolitana di Reggio Calabria, ha effettuato un intervento significativo, spendendo circa 250.000 euro. Questo progetto di manutenzione straordinaria ha migliorato le condizioni di sicurezza in molti punti critici del percorso. Galserre calabresi, proficuo confronto sui temi della biodiversità. Leggo una nota che giunge dalla Galserre calabresi, uno stralcio ad un confronto particolarmente qualificato che ha offerto diversi spunti di riflessione e l'indicazione di diverse linee di sviluppo, ha dato vita al convegno organizzato dal Galserre calabresi su ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste, biodiversità e funzioni ecosistemiche. Il biodistretto del Parco delle Serre e territori limitrofi, un appuntamento rivolto ad operatori del settore agricolo e al quale hanno preso parte diversi tecnici, essendo accreditato dall'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catanzaro per la formazione professionale. Continua. Andiamo adesso al Borgo di Cerisano. Durante il Festival delle Serre Summer Edition diventa un centro di produzione musicale, felicità e un contenitore di eventi e anche tanto buon cibo. Servizio qui di Stefano Muscatello. Il Borgo di Cerisano, durante il Festival delle Serre Summer Edition, diventa un centro di produzione musicale. A Palazzo Sersare, nei vicoli del centro storico, si sono tenute le prove aperte e le prove all'italiana dell'Opera Tosca con Carlo Salmagher Villaboso e Marta Mari, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Abruzia e l'Alto Teatro. Per 3 giorni l'orchestra ha offerto al pubblico un'esperienza immersiva nel processo creativo dell'opera. Il sindaco Lucio Di Gioia ha sottolineato come opera nel borgo abbia connesso artisti e territorio in modo inusuale, arricchendo l'esperienza artistica di tutti i partecipanti. Il Festival delle Serre Summer Edition celebra anche la cultura e le tradizioni locali, con una varietà di eventi tra cui concerti di musica pop italiana e degustazione di prodotti tipici. Il programma include per il 19 luglio un concerto di Young Snap nei giardini di Palazzo Sersale, aperto da Ludo, Eze Madri e DJ D. Rose. Il 20 luglio, nella piazzetta Chiocciola, Peppe Voltarelli, cantautore calabrese, presenterà la grande corsa verso Lupinopolis, un mix di musica e narrazione che fonde melodie mediterranee e ritmi metropolitani.
Il Festival delle Serre è a parte del progetto Cerisano Factory Borgo Swing, sostenuto dal Ministero della Cultura e finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR. E sono qui a Cerisano che stiamo facendo le prove di l'opera tosca del maestro Giacomo Puccini e io faccio il personaggio di Scarpia in questa opera tosca, questa produzione bellissima. Niente, siamo qui, speriamo vedere a tutti in questa bellissima produzione e siamo qui. Per tutti un grande abbraccio e grazie. E adesso stiamo facendo le prove qua a Cerisano, un paesino bellissimo con un'orchestra veramente veramente meravigliosa ed è molto emozionante poter fare musica con artisti splendidi come i miei colleghi e con orchestrali così meravigliosi e un direttore veramente molto molto bravo e sono molto contenta, quindi vi aspetto a vedere Tosca il 18 luglio e vi mando un bacione. Siamo qui questa sera in questa bellissima cornice, nonostante il caldo è ventilato e si sta davvero molto bene, a fare le prove di una delle opere più importanti, più belle, diciamo più emozionanti, scritte dal genio di Puccini, e cioè Tosca. È un'opera fantastica, è un'opera con un personaggio femminile forte, di un grande carattere, gelosa, e questo la porterà alla rovina con un cattivo vero come quello dei film della Disney e un'orchestra strepitosa, dei solisti davvero davvero di livello internazionale, e ci stiamo divertendo molto e vi aspettiamo. Andiamo a San Luca, dove giovanissimi del luogo, ma anche di Platì, vanno in barca a vela con lo scrittore e verista Davide Besagna. Promuovere lo spirito cooperativo, la creatività, la fantasia, il rispetto dell'ambiente e la conoscenza del mare. Sono questi gli obiettivi dell'iniziativa, con la presenza del nostro territorio del noto illustratore, scrittore e velista Davide Besana, che ha lavorato con un nutrito gruppo di bambini adolescenti dei due punti luce di San Luca e Platì, che Civitas Solis gestisce insieme a Save the Children Italia. L'iniziativa denominata Save the Children punta a trasmettere ai nostri beneficiari le fantastiche opportunità per chi ha voglia di esplorare il mare ed esprimere i propri sentimenti attraverso i disegni e la creatività artistica. Le attività si realizzano nell'ambito di un protocollo tra Save the Children Italia e la Lega Navale Italiana e, relativamente alla giornata di Locri, si sono svolti in collaborazione con la sezione locrese della Lega Navale, presieduta da Arturo Guida, sezione partners di Civitas Solis in diversi progetti. Davide Besana è un disegnatore, scrittore e pubblicitario molto noto e conosciuto e apprezzato nel settore della nautica. Per i suoi fumetti sul mare, le barche e i marinai, ha tenuto un laboratorio interattivo per i beneficiari. Durante la giornata, svolta con la presenza delle operatrici e gli operatori di Civitas Solis e degli istruttori della Lega Navale Italiana, non solo si insegna l'ABC del fumetto, ovvero ritrarre una persona, un atteggiamento, una sequenza, il movimento, autoritarsi e pianificare una sceneggiatura, ma soprattutto i giovanissimi navigano per qualche ora sulle barche a vela, assumendo diversi ruoli, chi alle vele, chi al timone o alle manovre, apprendendo soprattutto la necessità di cooperazione e di comunicazione nell'equipaggio. Oltre al veliero di Besana, che lo ha portato a Locri, i ragazzini dei Punte Luce di San Luca e Platì sono saliti sulle barche della legalità, mezzi sequestrati alla criminalità organizzata e assegnati dall'autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana. Sono stato qua la prima volta lo scorso anno, ci sono venuto senza la barca e mi sono accorto che c'è una fortissima energia creativa in questo posto e che si sta facendo di tutto per aiutare questi ragazzi ad avere un futuro divertente e per godersi la bellezza del loro mare. I ragazzi aderiscono con entusiasmo a un progetto di fantasia, navigazione e disegno, perché è quello che più gli manca e quello a cui più sono portati. Da bambini noi facciamo un sacco di sogni, crescendo dobbiamo continuare ad alimentarli e farli diventare delle realtà, dei disegni, delle navigazioni, delle amicizie. Adesso questa è la tappa, il punto più lontano del mio viaggio. Ci tenevo a venire fino a qua, anche se un sacco di gente mi diceva Locri, ma che cos'è Locri? Ma dov'è? Ma sì, in Sicilia, lo sanno tutti. E ci tenevo perché questo è un posto stupendo che non solo merita di essere conosciuto per il meglio che dà, ma mi piace venirci.
Insomma, una giornata sana di formazione che ha consentito a 30 giovanissimi di vivere appieno lo sport ed il mare, maestro di vita, e che si è concluso in serata con un dibattito sui temi legati ai percorsi educativi organizzato dalla Lega Navale nell'ambito delle rassegne Parole di Sera. Dibattito cui ha partecipato insieme a Davide Besana il direttore di Civitas Solis, Francesco Mollace. Abbiamo inteso avvicinare alla cultura del mare, ma anche allo spirito di iniziativa e di creatività, le bambine e i bambini, gli adolescenti di San Luca e di Platini, che vivono nei centri interni e spesso diciamo anche in aree isolate di quei comuni interni della Locride, con questa iniziativa che abbiamo convenuto insieme a Save the Children, alla Lega Navale Italiana e diciamo con il coinvolgimento di un famoso disegnatore, illustratore e scrittore che è Davide Besana. Un'attività che per quanto riguarda la giornata di oggi la realizziamo in cooperazione con la sezione locrese della Lega Navale Italiana, che è nostra partner in diversi progetti. È una giornata entusiasmante per i partecipanti, per i nostri giovanissimi beneficiari dei due centri educativi denominati Punti Luce, che mira non solo ad avvicinarli alle attività creative grazie a Besana con un corso di disegno, ma soprattutto in barca a fargli scoprire anche le loro potenzialità. Sono tutti coinvolti con ruoli diversi, chi al timone, chi alla vela, chi a dare un supporto, in maniera che simplemente questo senso dell'importanza del cooperare insieme agli altri per ottenere dei risultati comuni. Protagonista in Piazza Portosalvo a Siderno, lo spettacolo aereo di danza di Paul & Ariel, studio ASD Reverse, ha creato un'atmosfera unica tra musica, abilità e bellezza. Uno spettacolo straordinario è stato quello della Aerial and Dance Show, realizzato nella centralissima piazza Portosalvo di Siderno, organizzato da Dil Danza in Libertas e patrocinato dallo stesso comune sidernese. Lo show dance ha visto la direzione artistica e le coreografie di Miriam Napoli e Francesca Spataro, con l'aiuto regia e le coreografie di Marcella Misiti, assistente Caterina De Francesco. Uno spettacolo che ha coinvolto il pubblico presente. Una festa tutta dedicata al mondo della pole dance e della danza aerea. Una danza con tessuti aerei che esercita sul pubblico un fascino sempre maggiore. Una disciplina acrobatica e artistica nata in ambito circense, in grado di procurare incredibili benefici anche a livello psicofisico, ma diventa anche uno spettacolo osservarla. L'arte di arrampicarsi e fare acrobazie, per quanto questo sia poco elastico e quindi a secondi movimenti, richiede forza e concentrazione. Ogni muscolo del corpo è coinvolto, in particolar modo braccia, gambe, glutei e addominali, che diventano con il tempo più tonici ed elastici. Insomma, uno spettacolo di equilibrio, coordinazione e flessibilità. Tanti gli applausi, il pubblico ha dimostrato di gradire. Corigliano Rossano, siamo all'agenda, sabato 20 di luglio, 18:30, diario di bordo, storie, dati e meccanismi dalle proiezioni criminali nei porti italiani, appuntamento alle 18:30. Andiamo adesso a leggere i titoli delle principali testate calabresi.
Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, ad iniziare da Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Calabria cruciale nel Mediterraneo, ponte ok al cofinanziamento europeo del progetto della linea ferroviaria. Tre notizie nel taglio alto, i titoli sottotestata, la regione la più colpita. Parliamo di incendi, brucia la Calabria, già emergenza su tutto il territorio. Continuano le richieste di interventi che sono dunque indispensabili per spegnere le lingue di fuoco. Reggio, duplice infanticidio, la giovane madre dimessa dal Gome di Reggio, proseguono intanto le indagini sulla vicenda. E sempre a Reggio, ecco perché i giudici hanno confermato il carcere per il macellaio Putorti, rischio di inquinamento delle prove, le motivazioni del Tribunale della Libertà, volontà offensiva. Fotonotizia di centropagina, autonomia differenziata, muro del centrodestra, la proposta di referendum non approderà subito in consiglio. E poi l'incendio di Palmi, l'ARPA calle spezza il silenzio, quasi tutti rifiuti in plastica. Placanica, il Papa benedice lo scoglio di Fratello Cosimo, la Chiesa ha riconosciuto il valore spirituale e pastorale del santuario mariano di Santa Domenica. Stamane i funerali, l'omaggio di Reggio e dello sport a Gaetano Gebbia. Ieri è stata allestita la camera ardente a Palazzo San Giorgio, stamane alle 10.30 funerale al Duomo. Trump incerottato, accolto come un eroe, prima uscita pubblica con l'orecchio bendato, qui vedete in foto. E poi ancora, l'inflazione resta ferma allo 0,8%, ma stangata su alberghi e trasporti, in alcuni casi anche 5 volte di più. Venezia, assessore arrestato, indagato il sindaco Brugnaro, presunta corruzione, inchiesta intanto della Guardia di Finanza. Chiudiamo col quotidiano, si parla di G7 Commercio, Tajani, Calabria diventi porta sul Mediterraneo. A Villa San Giovanni appuntamento mondiale, il ministro degli esteri, il nostro mare, non sia più cimitero di migranti. Critico il PD, Marcegaglia, serve competitività, Ciucci presenta intanto il ponte. La mega transazione a Cosenza, ASP e factoring, le osservazioni degli uffici mai coinvolti nelle trattative e nella redazione. E qui vedete gli uffici dell'ASP di Cosenza. E ancora storie di sport, Luca Ursano, ieri arbitro, oggi astro nascente dell'atletica, qui Luca Ursano in foto. E ancora duplice infanticidio a Reggio, mistero fitto, la giovane mamma dimessa dall'ospedale ieri continua a non chiarire. L'indagata si c'era in un ostinato mutismo, adesso si scava nella vita privata. Madonna dello Scoglio, la Chiesa riconosce il valore spirituale. E poi a Reggio, vandali in azione alla villa comunale Umberto I. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi di oggi. In questo rapidissimo giro restituiamo la linea alla nostra redazione. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Il meteo è stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. È tutto per questo giornale, grazie e riepilogo.
Guardia di Finanza Vibo Valentia, eseguiti ulteriori controlli sui bonus edilizi scoperti illeciti per 75 milioni di euro. Guardia di Finanza, arresti domiciliari e sequestro preventivo di oltre 95.000 euro per una coppia di insegnanti indagati a vario titolo, tra i tanti reati per truffa ai danni dello Stato e circonvenzione di incapace. La battaglia sull'autonomia, al centro-destra ritarda il referendum, mentre avanza la proposta della città unica per Cosenza, Rende e Castrovillari. Siamo tornati con le nostre telecamere sui luoghi degli incendi, tra Mammola e Grotteria nella Locride, distrutti ettari di macchia mediterranea. Vincenzo Voce, il carismatico leader acclamato e amato dai cittadini della Calabria. Protagonista in piazza Porto Salvo a Siderno, lo spettacolo aereo di danza di Polen Ariel, studio SD Reverse, ha creato un'atmosfera unica tra musica, abilità e bellezza.